rovinare un'aula che ogni giorno ospita nuovi studenti e che oltretutto aveva al suo interno dei contenuti con un valore affettivo particolare, perché erano striscioni, locandine di manifestazioni e di altre iniziative fatte appunto dal collettivo di giurisprudenza e non solo, è un atto appunto da denunciare. Più volte atti di vandalismo e di forte intimidazione all'interno della nostra specifica facoltà e successivamente abbiamo appunto assistito agli avvenimenti di lunedì, quindi della giornata di ieri, dove entrando la mattina studenti e studentesse che normalmente frequentano quest'aula autogestita, che è un ambiente dove gli studenti possono studiare, ma anche di socialità, che si trova nel Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Giurisprudenza, abbiamo trovato l'aula completamente devastata. Tutti gli striscioni, per esempio, tutti i manifesti che erano appesi ai muri, completamente distrutti e buttati nel cestino. E ovviamente questo evidenzia una tendenza fortemente intimidatoria dell'evento in sé. Quello che è successo qualche giorno fa, diciamo che ci ha lasciati un po' sconcertati, anche perché siamo arrivati nell'aula e abbiamo trovato sostanzialmente tutto devastato. E noi crediamo che c'è chi ovviamente gli spazi li crea e gli spazi li distrugge. Noi qualche settimana fa abbiamo fatto un'azione particolare, ossia abbiamo spostato dei tavoli di fronte ad un'aula in un luogo che era sostanzialmente vuoto e abbiamo creato nuove postazioni studio per tutti gli studenti di giurisprudenza e a quanto pare questa azione non è stata vista in modo La positivo. risposta che noi ci attendiamo dalla rettrice innanzitutto è negativa, e cioè non un'indifferenza, ma anche in positivo agire per limitare questi atti, ascoltare noi studenti, esporsi sul tema, perché appunto prendere parte significa non essere indifferenti, e anche ragionare su possibili provvedimenti proprio da un punto di vista amministrativo-giuridico rispetto ad associazioni che più volte si sono rese artefici di atti di vandalismo o comunque di violenza manifesta. Quale è il motivo per un atto così manifestamente illecito e anche fondamentalmente insensato? Cioè, ci può essere una riconduzione politica dietro, o è una mera goliardia?